Noi ci occupiamo di Noir Mediterraneo. Noir Mediterraneo significa inchiesta e romanzo. Con questa formula molto precisa, cioè noi autori raccontiamo a voi lettori una storia che è un noir, quindi è una storia di azione, di odio, di morte, di omicidio, di tradimento, però dentro, all'interno della narrazione, ci sono una serie di elementi di informazione. E il patto tra autore e lettore è che i dati che noi proponiamo al lettore sono dati che sono verificabili e che alla fine addirittura diamo le indicazioni al lettore per andare ad approfondire il tema. Per questo che oggi questi due libri sono assolutamente compatibili, perché se è vero che all'inizio l'ufficio legale, giustamente la casa editrice, no, ha messo questa formula, questo libro, questo romanzo è frutto di una meticolosa inchiesta, eccetera, eccetera, poi essendo romanzo nulla è vero, no? E questo perché, voglio dire, per proteggere poveri autori dai mugugni, dalle querele al sequestro del libro, alla fine si dice andate a leggere innanzitutto i libri di Stefano Montanari e di Maria Antonietta Garti. In particolare consigliamo anche proprio la lettura di questo Girone delle polveri sottili, che è un libro straordinario. Io vi consiglio, dopo aver letto per queste forum magari, siccome non è neanche facilissimo trovarlo, ordinatelo al vostro libraio, perché è un libro illuminante, non solo sulla questione delle nanoparticelle e nanopatologie, ma anche di come funzionano certi meccanismi all'interno di questo paese. È un libro veramente illuminante, infatti noi che stiamo girando l'Italia da un tot lo consigliamo a ogni presentazione, perché è un libro veramente fondamentale da leggere proprio per capire. È anche una grande pagina di giornalismo, devo dire, rispetto, però è giornalismo vissuto proprio sulla pelle, nel senso che a Stefano Montanari e a sua moglie ne hanno combinate di tutti i colori ed è veramente incredibile leggere che cosa è successo. In questo meccanismo del Noir Mediterraneo noi ascoltiamo molto il territorio è proprio la fonte principale delle tensioni, delle contraddizioni, delle cose da raccontare. Noi veniamo dalla Sardegna e da tempo ci giungevano voci e richieste di scrittura rispetto di una nuova inchiesta, rispetto a un argomento che lì è sempre rimasto sotto traccia, anche se i giornali ne hanno sempre parlato, la Nuova Sardegna, giornali centrodestra sud, la Nuova Sardegna, no, l'Unione Sarda sud e la Nuova Sardegna nord centrosinistra, ne hanno sempre parlato, due giornalisti hanno tenuto, però si sentivano voci di patologie, di questo poligono che esisteva dal 56, di malati, di bambini deformi, di agnelli deformi, c'erano voci e alla fine qualcuno ci ha chiesto di scriverlo. Qualcuno mi ha chiesto di scriverlo, io poi ho visto che non ne capivo nulla, ne capivo veramente poco, avrei impiegato 20 anni per arrivare alla fine di questa inchiesta e ho chiamato a raccolta Ciro, Renato e altri, in tutto siamo in 10, un gruppo di scrittori che si sono uniti sotto la sigla Mama Sabò e abbiamo scritto, pensate, 1500 pagine di inchiesta, raccolto 1500 pagine di dati per poi scrivere il romanzo, perché ormai il meccanismo del romanzo di inchiesta e non d'inchiesta è proprio questo. Noi siamo partiti da una domanda molto semplice, cioè è compatibile questo poligono con la Sardegna? E a poco abbiamo iniziato, no, di volta in volta a eliminare tutte le possibili cause, no, rispetto alle patologie che erano state proposte negli anni. E la prima cosa che ci siamo resi conto è che ci sono stati almeno 10 anni di disinformazione totale. Una disinformazione che tra l'altro secondo noi ha rallentato in modo incredibile la ricerca medica, la ricerca scientifica, ha rallentato una presa di coscienza del territorio in maniera straordinaria per molti di quei meccanismi che poi tu scrivi nel tuo libro, e alla fine siamo quasi
siamo veramente trovati in un ginepraio di teorie, controteorie, finché siamo arrivati alla lettura delle relazioni delle commissioni d'inchiesta e abbiamo fatto la scoperta della dottoressa Maria Antonietta Gatti, e lì ci si è aperto un mondo. Un mondo poi, quando abbiamo letto Il girone del polvere sottili, e lì abbiamo capito, no? Abbiamo capito tante cose. Abbiamo capito, per esempio, sulla questione dei proiettili nell'uranio impoverito, ci hanno menato per il naso a livello internazionale per almeno 10 anni, per almeno 30 anni, ci hanno detto, ci hanno fatto credere delle cose che erano assolutamente fasulle. Quindi, e noi pensavamo di essere delle persone informate, ci siamo trovati di fronte proprio al fatto di dover ricominciare da zero, proprio un'opera di autoinformazione per capire come funzionavano esattamente le cose. Ma perché noi alla fine, dopo queste 1500 pagine, abbiamo deciso di scrivere questo romanzo? Perché non solo questo poligono inquina in maniera straordinaria, è inquinato in maniera straordinaria. Una dichiarazione precisa alla commissione d'inchiesta dice, parla di discarica di nanoparticelle, e Stefano prima ha raccontato in maniera molto chiara che cosa sono, quali sono gli effetti. Ma la cosa che ci ha fatto veramente rabbrividire è scoprire che questo poligono diventerà l'unico poligono di tutta l'area NATO in cui verranno fatte sperimentazioni. Tu delle facce spaventatissime. Cioè, in realtà l'alternativa c'è, e ci sono moltissime alternative, ma perché sembra che in qualche modo siamo assediati da un mondo brutto, sporco e cattivo, che lo è, ma in realtà l'alternativa per poter reagire a tutta una serie di cose c'è, magari riuscendo a chiudere un poligono, oppure cominciando a cercare seriamente le nanoparticelle dove devono essere cercate. Però a noi non capita quasi mai di parlare di letteratura, perché si parla sempre del tema, abbiamo questo destino. E vorrei dire solo una cosa, rispetto a tutti e due i libri, quello di Stefano si legge come un romanzo, no? E quindi è un ibrido, è un saggio in realtà, su molte cose, però si legge veramente con una velocità, si brucia la lettura, e anche il nostro lo consigliamo vivamente, perché c'è una storia, oltre a quella che vi abbiamo raccontato stasera, che è la sottotraccia, c'è una storia che è un noir molto appassionante. È strano che debba fare io questo discorso, insomma, ci vuole un clima, la faccio io, è molto, molto appassionante. Noi, tra l'altro, io da sempre, ma adesso con Mamma Sabolghi, lavoriamo sulla velocità di lettura, per cui, sapendo che vi raccontiamo delle storie piuttosto toste, noi vi facciamo correre, ecco, nella lettura, perché ci interessa che voi bruciate la storia. Il più grosso complimento che ci potete fare è: ci siamo dimenticati il latte sul fuoco. Oppure pensa, ieri sera per leggere il tuo libro non ho guardato la televisione, e questo è veramente il più grande complimento che ci potete fare. Grazie.